l'avevo detto, no? Ora Bata pensa che io stia con qualcun altro. E ha ragione, infatti stai con un ragazzo. E che ragazzo? Non sto parlando di questo, Faccia. Parlo del fatto che lui pensa che io stia con uno sì, qualsiasi. Sì, lo so, va bene. È capace di raccontarlo a Franco e poi? Mi prendi in giro, eh? Perlomeno non sa che sei tu. Adesso vedremo cosa gli dico. Olivia, perché non andiamo a casa? Lì saremo più tranquilli. Ti va? No, 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 preferisco di no. Sono troppo nervosa e non voglio che ci vedano insieme. Adesso basta, non voglio altri problemi. D'accordo. Però ci potrebbe essere Bata che sta aspettando fuori all'uscita del capannone e così non posso uscire. Accidenti, devo restare. Sì, se vuoi puoi uscire dalla porta sul retro. Allora mi allaccio le scarpe e me ne vado. Olivia! Faccia, cosa fai qui? Bene, d'accordo. Va bene, saluti il ministro da parte mia. Anche da parte mia. Sì. Grazie. Allora, che cosa... Allora? No, niente, nessuna notizia di Flor. Vado a Corrientes. No, aspetta. Sì, io Flor la trovo a tutti i costi. Io ti accompagno. No, 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 ragazzi, aspettate, fermi. Come andate a Corrientes? Cosa vuoi che faccia che rimanga qui lamentandovi come uno stupido con Flor persa Lorenzo da qualche parte? Non è scomparsa, se n'è andata da qui di sua spontanea volontà. Non ha voluto lasciare tracce, quindi rispettiamo la sua decisione. Senti, senti, Delfina, ragazzi, Delfina, per favore, cerchiamo di fare silenzio. A riposare, Sì, sì, vai in camera che sei stanca, ragazzi, adesso possiamo discutere di non questa storia. Non c'è più tempo per parlare, si deve agire. Per cosa favore, vuoi fare se non sai per niente? Per favore, non perdiamo la calma. Se c'è bisogno manderò qualcuno a Corrientes. Però usiamo il cervello adesso. Beh, io vado. Per qualsiasi cosa c'è. Sì, sì, per qualsiasi cosa ti chiamo. E quando hai qualche novità, chiama. Sì. Io non riesco a stare tranquillo. La voglio cercare, la voglio trovare. Franco, aspetta, aspetta, parliamo. Cosa... Che cosa mi vuoi dire? Quando tornerà, Flor se n'è andata per colpa tua. Franco, fermati! Aspetta, aspetta un attimo, non ti intromettere! Tu non sei innocente! Mio signore, posso fare qualcosa per lei? No, no, va a dormire, Evaristo. Va a dormire. Greta, anche tu te ne vai. Sì, ha ragione. Tutto questo per colpa mia. Io volevo aiutarla. Volevo aiutarla e ho finito per ferirla, come sempre. Un'altra volta ancora, un'altra volta, sempre facendola soffrire. A lei, Greta, a lei che è puro cuore, dolcezza. Che cosa sto facendo? L'ho allontanata da quello che più ama. L'ho allontanata dai ragazzi, la cosa più importante della sua vita. Che cosa mi sta accadendo? Lei li ama. Oh, mein Gott. Quando finirà sofferenza di cuori spezzati di casa Fritzenwalde? La ciliegina sul... Non ne posso più, certe volte avrei voglia di andarmene. Conoscere Delfina Santijan Calderon de la Hoya, tua moglie. Che cosa stai guardando, traditrice? Bello il video che registrò Lorenzo, non ti sembra? Dammela! Lasciala! Ma che cosa pensi di fare? Che ti salta in mente? Ti rendi conto che se mostri questa ci diventerai anche dirmi, tu? Non figliola stupida! Prima di tutto mio genero Lorenzo non mi ha nominato una sola volta. Parla solo dei tuoi inganni! Devi mangiare tante bistecche, tesoro, per diventare come tua madre! Credevi di riuscire a farmela? Stupida! Se esci da questa stanza con la cassetta, vedrai scorrere molto sangue! Sangue di chi, amore mio? Chi vuoi spaventare chi? No, 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 che cosa ho fatto? Che cosa ho fatto? Che cosa ho fatto? Che cosa ho fatto? Scusami. Perdonami, amore mio, perdonami per averti ferito. Perdonami per essermi sposato, per essermi sbagliato una, mille volte. Perdonami, perdonami per tutto quello che ti ho fatto. Dove sei?